L'amministrazione comunale di Canicattì quest'oggi vuole rendere il giusto tributo alla giornata del ricordo con questa manifestazione che vedrà protagonisti soprattutto gli studenti della scuola cittadina. Sì, oggi appunto 10 febbraio per ricordare quello che successe tantissimi anni fa, quindi per ricordare le foibe, abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione dove sono gli alunni che salgono, diciamo, in cattedra. Quindi i relatori di questa manifestazione sono appunto gli alunni delle scuole medie dell'Istituto Verga, Pirandello e Gagitano, che appunto ci ricorderanno quello che è successo in quel periodo. E le testimonianze che comunque ci sono stati dei sopravvissuti. E per finire ci sarà il tocco del professor Augello, che appunto darà la sua testimonianza per quanto riguarda i canicattinesi che appunto sono stati massacrati anche nelle foibe. Purtroppo Canicattì ha dato un suo contributo anche alla strage delle foibe, come l'ha dato peraltro anche la strage di Porzus. I nostri concittadini caduti nelle foibe sono Antonio Di Gioia e Angelo Gardisi. Erano due appartenenti alle forze dell'ordine, di loro non si seppero più notizie dal 1944. Poi furono arrestati, a quanto pare. Di Antonio Di Gioia, l'ultima notizia si riferisce a una sua presenza a Draga di Sant'Elia nel territorio di Trieste. E mentre Angelo Carlisi scomparve, a un certo punto fu portato in Jugoslavia dai partigiani titini. E Canicattì giustamente ha ricordato ultimamente questi propri concittadini. Nel 2009 è stata intitolata una strada ad Antonio Di Gioia, una ad Angelo Carlisi e una ai martiri delle foibe. E questo mi pare un atto doveroso di riconoscimento, perché questa è una pagina di storia molto triste. Una pagina di storia di cui nessuno ha parlato fino a qualche anno fa, i comunisti perché erano responsabili di quello che è accaduto. E dobbiamo dire anche molti esponenti di governi democratici e anche democratici cristiani, i quali per avvalorare la posizione presunta neutrale di Tito preferivano non parlare di questo argomento. Oggi finalmente si è squarciato questo velo e quindi è giusto dare il doveroso tributo di omaggio. Anche, ahimè, postumo, ai caduti delle foibe e anche ai caduti di Porzus. Proprio di stamattina una bella notizia: il Presidente della Repubblica Napolitano a maggio si recherà a Udine a rendere omaggio ai caduti di Porzus, tra cui appunto ci sono due nostri concittadini, Giuseppe Urso e Angelo Augello, il quale, ahimè, sia su Facebook, su Wikipedia, sia anche nella lapide che c'è a Udine, viene chiamato Angelo Augelli. Invece, Angelo Augello, dovremmo chiedere anche come comune di rettificare questa iscrizione.